Università ed emergenza educativa sono i temi affrontati da Papa Francesco durante il colloquio in udienza privata con il rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Se vuoi la pace, prepara la pace. Al meeting di Rimini, così Monsignor Kulbachas, nunzio apostolico a Kiev, ha ricordato l'inizio dell'invasione russa. Serve 1 miliardo per fermare la xylella. La CA avanza alcune proposte alla regione per contrastare il fenomeno. Torna ad Andria il Festival Castel dei Mondi, che si terrà dal 30 agosto al 12 settembre prossimi. Protagonista di questa edizione, la memoria. Signori, buonasera e benvenuti alla seconda edizione del telegiornale di Teledeon. Il mondo universitario e la questione dell'emergenza educativa. Sono stati questi alcuni dei temi affrontati da Papa Francesco durante il colloquio che si è svolto nei giorni scorsi in udienza privata con il rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Elena Beccalli. Sentiamo. Accompagnare e sostenere le nuove generazioni in una formazione universitaria integrale dentro una realtà in radicale trasformazione è l'impegno dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, alla cui guida c'è Elena Beccalli, la quale nei giorni scorsi ha incontrato in udienza privata Papa Francesco. Diversi sono stati i temi affrontati nel colloquio, molti dei quali incentrati sul mondo universitario e sulla questione dell'emergenza educativa. Profonda e immensa la gratitudine espressa dalla professoressa Beccalli, si legge nel comunicato dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, che ha ringraziato il Santo Padre per la sua costante vicinanza all'Ateneo dei Cattolici Italiani, dalla sua fondazione al servizio della società e della Chiesa Italiana e Universale. Un Ateneo che continua a interrogarsi sul senso di essere università oggi, in particolare Università Cattolica, continua la nota, illuminato da uno spirito che è nello stesso tempo libero e orientato alla ricerca della verità, valorizzando la dimensione di comunità. Ed infine la rettrice Beccalli ha illustrato al pontefice le progettualità che l'Ateneo prevede di realizzare nei suoi 5 campus, Milano, Brescia, Piacenza, Cremona e Roma, per proporre un contributo di pensiero sulle questioni di frontiera in una prospettiva globale. Se vuoi la pace, prepara la pace, così Monsignor Kulbachas, nunzio apostolico a Kiev, ha ricordato l'inizio dell'invasione russa, sottolineando i molti gesti di solidarietà che fanno guardare con fiducia al futuro. Ascoltiamo. Se vuoi la pace, prepara la pace. I gesti di gentilezza in un contesto di guerra diventano eroici, frutto della fantasia, della carità. Sono quelli che Monsignor Wiesław Kulbachas, nunzio apostolico a Kiev, racconta al meeting di Rimini nel corso dell'incontro. Una folta platea ascolta il suo racconto, in collegamento video, segnato dalla drammaticità del contesto che fa soffrire chi vive in quei territori. Kulbachas racconta la generosità di una donna ucraina che, grazie all'aiuto di molti conoscenti, ha portato nel paese aiuti per 60 milioni di dollari. C'è poi, condivide con tutti, un signore che crede ma non si identifica in alcuna chiesa. Mi ha raccontato che ha aiutato 280 persone a fuggire. Il nunzio ha poi ricordato gli 800 evacuati da Mariupol grazie alla determinazione di una parrocchia protestante. Questo è il motivo, ha sottolineato il prelato, per cui ripongo la mia speranza nella società civile, che prende a cuore le sfide e che ha più possibilità di essere incisiva. Ed è proprio questa che è capace, secondo lui, di comprendere per prima la pericolosità di alcune situazioni. Ci sono stati dei segnali che dicevano che c'era qualcosa che non andava. Anche io avevo sottovalutato l'andamento di certi processi. La vita insegna che di fronte alle sfide enormi anche gli sforzi devono essere enormi. Qui la mia impressione è che le istituzioni di ogni tipo hanno una innata difficoltà a giocare di anticipo. È vero però, conclude, che le guerre non seguono alcuna regola ed è per questo che le istituzioni sono impreparate.
Nel corso di un colloquio telefonico tra il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin, e il presidente iraniano, è stata ribadita la posizione della Santa Sede sul conflitto in Medio Oriente. No a una escalation bellica, la richiesta di Parolin. Sentiamo. Una telefonata per chiedere che venga evitata un'escalation bellica, un colloquio per ricordare l'importanza del dialogo e della negoziazione per raggiungere la pace. Il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, ha avuto un colloquio telefonico con il nuovo presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, per riaffermare il no a un acuirsi della guerra in Medio Oriente. Nella telefonata, di cui ha riferito il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, sono stati trattati temi di comune interesse con Parolin, che ha espresso la seria preoccupazione della Santa Sede per quanto sta accadendo, ribadendo la necessità di evitare in ogni modo che si allarghi il gravissimo conflitto in corso. Il dialogo e il negoziato per la pace restano capisaldi della diplomazia pontificia. Sull'importanza di far tacere le armi è più volte tornato Papa Francesco, che in diverse occasioni ha fatto appello a tutte le parti coinvolte affinché il conflitto non si allarghi e si cessi immediatamente il fuoco su tutti i fronti, a partire da Gaza, dove la situazione umanitaria è gravissima e ormai insostenibile. Serve 1 miliardo per fermare la xylella. La CIA Puglia torna sul tema e avanza alcune proposte alla regione per contrastare il diffondersi del batterio. Ascoltiamo i dettagli nel servizio. La Puglia non può essere lasciata da sola nella battaglia contro la xylella. Sono le parole di Gennaro Sicolo, presidente regionale e vicepresidente nazionale CA Agricoltori Italiani, che torna sul tema della prevenzione per contrastare l'avanzata del batterio e pone l'accento sulla necessità della rigenerazione olivicola per i territori colpiti. La Confederazione Italiana Agricoltori Puglia chiede che vengano conferiti poteri straordinari a un organismo istituzionale che possa agire con più efficacia e rapidità per azioni di contenimento e per la conseguente erogazione di aiuti. Inoltre propone di costituire un plafond dalle risorse europee per un importo non inferiore a 1 miliardo di euro da destinare ad aziende agricole e pubbliche amministrazioni per fronteggiare l'emergenza con pratiche obbligatorie, lavorazioni e trattamenti fitosanitari. Bisogna rafforzare, rimarca Sicolo, tutti gli strumenti e le iniziative di contrasto alla patologia, con cui stiamo già facendo i conti da oltre 10 anni, attraverso un più sistematico sostegno alla ricerca scientifica, creando e rafforzando una rete internazionale capace di trovare soluzioni finalmente efficaci. La xylella è un problema nazionale, oltre che regionale ed europeo, afferma il presidente di Coldiretti Puglia, Alfonso Cavallo. E se dovesse continuare a camminare, non ci sarà più olio da commercializzare, oltre al danno per l'economia e il turismo, con la perdita di ambiente e paesaggio. Ci spostiamo a Bari, dove continuiamo a fare la conoscenza dei nuovi assessori che affiancheranno Vito Leccese nel suo mandato. Oggi incontriamo Carla Palone, assessora alla viabilità urbana e alla protezione civile. In questi 10 anni di sviluppo economico ho avuto a che fare con tanti commercianti, ma anche con un pezzetto, diciamo così, che è l'annuna della polizia locale. Oggi mi ritrovo a governare le tante donne e gli uomini che si occupano di polizia locale in città, e lo faccio con quella sensibilità, con quell'attenzione e quel rispetto della polizia locale in città. E proprio la polizia locale torna ad avere una figura politica dopo tanto tempo. Questo è un messaggio importante anche per loro. Beh sì, è un po' a difesa, ecco, di tutto il corpo della polizia locale. Spesso i cittadini vedono la polizia locale come le donne e gli uomini che fanno le multe. Dobbiamo cambiare questo pensiero, questa percezione che si ha della polizia locale. La polizia locale è nostro amico, è amico del cittadino, e dobbiamo insieme, anche con i sindacati, perché so che mi si annuncia una sfida molto importante, tutelare i cittadini e dar rispetto nuovamente alla divisa della polizia locale.
All'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari è stato eseguito un intervento complesso di asportazione di un sarcoma dello sterno ed è stata ricostruita la parete toracica con placche di titanio. I dettagli nel servizio. Un importante intervento durato circa 11 ore è stato effettuato 2 settimane fa all'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari. Si tratta di una complessa operazione chirurgica di asportazione di un voluminoso sarcoma dello sterno, di basso grado di quasi 4 kg, su una paziente di 72 anni che oggi è stata dimessa ed è tornata a casa. Voglio ringraziare il direttore dell'unità operativa di chirurgia toracica dell'Istituto Oncologico Giovanni Paolo II di Bari per aver eseguito questo intervento di altissimo profilo. Questo denota che in questo istituto ci sono le risorse umane e tecnologiche, ci sono tutti gli strumenti e tutte le condizioni per poter affrontare situazioni di altissima, di elevata complessità. E un altro aspetto che mi preme sottolineare è che anche durante il periodo estivo si continua a lavorare per dare una risposta adeguata ai pazienti e per ridurre anche la mobilità passiva, che è uno dei problemi che affligge un po' tutte le regioni. Quindi un ringraziamento particolare a loro, e questo denota ulteriormente che l'indirizzo strategico della direzione generale è quello di puntare sempre all'eccellenza per dare il meglio delle risposte sanitarie ai pazienti. Dall'inizio dell'anno l'unità operativa di chirurgia toracica diretta dal dottor Gaetano Napoli ha già eseguito ben 334 procedure di sala operatoria, essenzialmente di chirurgia toracica maggiore. L'ospedale Giovanni Paolo II di Bari dunque continua a dare risposte importanti ed efficaci al bisogno di cura dei pazienti oncologici. È questo il pensiero del presidente del Consiglio di indirizzo e verifica dell'Istituto Gero Grassi. Voltiamo pagina, torna ad Andria il Festival Internazionale Castel dei Mondi, che si terrà dal 30 agosto al 12 settembre prossimi. Protagonista di questa 28esima edizione è la memoria. Sentiamo. Castel dei Mondi, il Festival Internazionale di Andria dedicato al teatro e alle belle arti, è pronto a offrire al grande pubblico una 28esima edizione di sicuro spessore. Lo hanno assicurato nella conferenza stampa di presentazione organizzatori e promotori, che hanno spiegato che si tratterà di un'edizione dedicata al tema della memoria collettiva e individuale. Proprio questo filo rosso aggregherà dal 30 agosto al 12 settembre prossimi spettacoli teatrali, incontri, concerti, proiezioni, workshop, talk, laboratori, mostre e installazioni. Siamo sommersi da tutta una serie di comunicazioni che guardano all'innovazione, al futuro prossimo, eccetera. Però c'è un dato di fatto, che questo periodo, questo momento di crescita non può avvenire senza una memoria che può essere individuale e anche collettiva. Questa 28esima edizione è veramente il fiore all'occhiello della programmazione culturale pugliese. La Puglia da sempre crede nella cultura come occasione di conoscenza, confronto, crescita collettiva, in cui veramente sperimentare socialità, relazioni e incontro. Il sostegno del teatro pubblico pugliese è ancora una volta è stato determinante, perché abbiamo costruito e realizzato questa edizione dedicata alla memoria e alle memorie del festival in sole 3 settimane. 28 edizioni non sono poche, sono tante per un festival multidisciplinare che ha lavorato nel tempo su paletti precisi. Quello fondamentale è sull'emancipazione del pubblico. Non è un festival dove il pubblico rincorre il già noto, quindi è un festival dove il pubblico è estremamente curioso e affamato di novità. È un festival che ha i riflettori accesi anche su quelle che sono le nuove sperimentazioni artistiche, teatrali, perché fare memoria significa anche questo, capire come nel tempo c'è stata l'evoluzione anche dell'arte attraverso le sue varie forme performative. E allora ci siamo, la 28esima edizione attende tutti a braccia aperte, con una città che ancora una volta fa sperimentazione concreta di quanto il teatro possa essere strada e la strada possa essere teatro.
Restiamo ad Andria al via la 20ª edizione di Sogni nelle notti di mezza estate. La manifestazione promossa dalla strada dell'olio extravergine Castel del Monte. Tra gli eventi anche una visita guidata nella città federiciana e il racconto di un suo dolce tipico, il Trenocelle. Sentiamo. Un percorso guidato inserito all'interno della 20ª manifestazione di Sogni delle notti di mezz'estate, cominciato i primi di agosto, che si protrae fino al 14 settembre. Giriamo all'interno del centro storico andriese per far conoscere quella che è la storia del gelato tradizionale simbolo di questa città. Lo skyline della città di Andria è rappresentato dai tre campanili, motivo per cui questo gelato si chiama Tre Nocelle. Il perché delle nocciole al posto delle famose mandorle che riempiono tutta la nostra regione a livello di agricolo, quindi di coltivazione. Abbiamo le nocciole perché molto probabilmente sono stati ispirati i maestri pasticceri che lo idearono dal bacio Perugina. Si chiude qui anche questa seconda edizione del telegiornale di Teledeon. Vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio in compagnia dei programmi della nostra rete. Buona serata.